Adesso siamo in compagnia di Rita, che ci spiegherà in breve le due foto che ha presentato. Bene, cosa dire? Che per quanto riguarda questa, è un esperimento che ho fatto con gocce d'acqua, perché ho partecipato appunto a una lezione su come fare questo tipo di foto e quindi ho messo in atto ciò che mi è stato insegnato. L'altro invece non è altro che appunto un tramonto fatto alla famosa Camerice di Livorno, che da me è molto stalkerata, perché questa è una delle mille foto che gli ho fatto e diciamo rappresenta una delle foto che preferisco fare, cioè il tramonto. Tramonto in generale, o tramonto in questo caso con un soggetto a contrasto che è la Camerice. Una domanda che prende spunto dal nome di Livorno Artistica. Secondo te Livorno è artistica? Livorno secondo me ha una potenzialità artistica, perché secondo me nel DNA dei livornesi è l'arte. Ed è bello trovare appunto organizzazioni come Livorno Artistica che mettono che cercano di dare voce a questi artisti livornesi, quindi sì, Livorno è artistica. E per finire, un'ultima domanda, un argomento che secondo te potrebbe essere trattato nei prossimi eventi futuri? Beh, diciamo una cosa, ora è una battuta, l'artesciano è una mia idea, quindi per le prossime lascio agli altri fotografi. Grazie a Rita. Grazie a voi. Allora, siamo qui con Jacopo Paoletti, autore delle illustrazioni Before the Light e The Shadow. Ciao Jacopo. Allora, raccontaci un po' dei tuoi disegni. Ciao a tutti, io voglio rappresentare Robert Johnson, il presidente è un musicista di percorso del blues, mentre mi affascina tanto la sua storia perché tratta di quando lui ha fatto questo patto col diavolo e si dice che ha acquistato questo talento. Mi è piaciuto tanto rappresentare tipo la luce, dove prima lui che fa, dove perde la vita, dove perde la luce col diavolo e dopo diventa l'ombra, diventa un signore della luce. Ok, seconda domanda, inerente appunto al nome Livorno Artistica, secondo te Livorno è artistica? Livorno è artistica, però c'è la gente, non so come dirlo, si preclude, però alla fine su me livornese non li sento anche l'arte, sia nell'abito del fumetto, può essere del dipinto, della fotografia. Livorno ha tanto potenziale, e bisogna solo sfruttare, però già queste organizzazioni possono incentivare la gente a venire a scoprire un po' questo mondo. Ok, e una tematica che ti piacerebbe affrontare in un prossimo evento di Livorno Artistica? Mi piacerebbe affrontare anche la Venezia Vecchia, tipo due quartieri di Livorno anni dopo guerra o anche prima. Ok, grazie. Grazie a voi. Adesso siamo in compagnia di Guido, altro fotografo di Livorno Artistica. E prego, una spiegazione delle foto. Sì, allora, la prima foto è stata fatta a Firenze durante un'uscita umana. Aspetta che mi ha colpito poche possibilità di movimento. La situazione. Praticamente c'erano questi due ragazzi fidanzati che stavano parlando e erano illuminati dalla luce come se fosse un segnale. E di conseguenza ho voluto immortalare la situazione perché secondo me la fotografia è un attimo e quindi cogliere quell'attimo è importante. E invece questa sera mi ha colpito molto il viso di questa ragazza, una bambina, era nel paese delle meraviglie, ci sentiva
parte di un mondo fantastico che purtroppo crescendo poi non tutte le volte diventa così. E quindi a me piace molto quando c'è la spensieratezza nei soggetti, cogliere appunto di sorpresa il soggetto per mettere su una carta fotografica un momento particolare. Questa foto invece è stata scattata nella Fortezza Vecchia e c'era un evento in cui c'era il maestro Bolle, che si chiama Fabio Saccomanni, e mi ha chiesto se potevo fare degli scatti, quindi mi sono messo lì da una parte e ho scattato. Riprendendo un po' il nome di Livorno Artistica, sì. Secondo te Livorno è artistica? Secondo me Livorno è artistica, molto artistica. Sta tutto nel saper tirar fuori l'arte da Livorno. Secondo me c'è ancora poca cultura per far venire fuori l'arte a Livorno. Però diciamo che siamo sulla buona strada, si stanno facendo dei buoni passi negli ultimi anni e credo che possiamo fare tanto, perché Livorno offre tanto e dobbiamo tirare fuori tanto da questa città. Come ultima domanda, se tu dovessi dare un consiglio, un suggerimento a un prossimo evento in programmazione, cosa potresti suggerirci? Secondo me, essendo appunto Livorno, avendo Livorno un grande potenziale, tirar fuori il meglio di Livorno può essere appunto rivalutare Livorno, ovvero tirar fuori, fare le foto in quei posti che non sono molto valutate a Livorno, tipo ora le Terme del Corallo, un esempio, che sono abbandonate. Quello deve essere l'inizio di una serie di riqualificazioni, secondo me. Un grazie anche a Guido. Thank you.